due parole. Buonasera a tutti, sono Camilleri Daniele, candidato al Consiglio Comunale di Firenze. Quello che vi posso dire è che ci dobbiamo il bene di questa città, dobbiamo avere un nuovo trascinamento per Firenze. Cioè, tutti insieme dobbiamo Sono anche gli altri, Alfonso, Nicola Morra, Paola Taverna, non so, eccoli qua. Ci vanno qui. Carico Sciopra, Giancarlo Cancelleri dalla Nicola Morra. Eccomi. Allora, buonasera, io inizio, poi passo la parola agli altri. Mi sentite, no? Veniamo da un anno in Parlamento, un anno in cui il Movimento 5 Stelle ha cercato di portare avanti tutte quelle istanze che erano nel nostro programma elettorale, nei 20 punti. Contemporaneamente ha messo insieme le istanze dei cittadini che non ci avevano raggiunto prima, che magari neanche credevano in questo movimento, che neanche l'hanno votato. Ne incontriamo sempre di più che vengono a Montecitorio, che ci portano istanze di comitati, istanze di associazioni, di singoli cittadini, persone che non appartenevano a questa comunità prima e si stanno aggiungendo e sono sempre di più. Non è un caso che il Movimento 5 Stelle continui a crescere in quei sondaggi che comunque ci davano al 18%, prima delle elezioni abbiamo avuto il 25,5%, quindi fate sempre un'addizione sulla scorta di questo errore che hanno fatto alle ultime elezioni nazionali. Le persone ci sono sempre vicino, continuano a portarci problemi e noi cerchiamo di dare delle soluzioni. Io stasera non sono venuto a parlare degli altri, ve lo dico col cuore, non so gli altri che cosa diranno, ma io stasera voglio parlare del Movimento 5 Stelle e di quello che ha fatto in Parlamento quest'anno. Non ho nessuna intenzione di soffermarmi sul non operato politico dei partiti che negli ultimi 20 anni hanno affossato questo paese, semplicemente perché non credo che siate così sprovveduti da pensare che chi ha affossato questo paese oggi ci possa venire a proporre le soluzioni per migliorarlo. Il Movimento 5 Stelle in questi mesi ha cercato di portare prima di tutto un valore nelle istituzioni, che ha portato dei risultati concreti che sono legge dello Stato. Il valore è quello della semplicità e della normalità. Siamo arrivati in Parlamento dicendo portiamo dei cittadini comuni, gente che guadagna poco, che non pensa ai soldi e che si ricorda quali sono i problemi fuori, quelli dei cittadini comuni come loro. E queste persone non sono cambiate. Queste persone sono entrate nelle commissioni parlamentari, certo hanno iniziato, all'inizio hanno dovuto imparare, non sapevamo neanche dove fosse la carta per fotocopie, ma dopo i primi 2 mesi abbiamo capito come girava la giostra e abbiamo iniziato a sfruttare anche tutte quelle che sono le regole perverse che ci sono lì dentro per portare a casa dei risultati semplici per i cittadini. Io ve ne racconterò qualcuno stasera, qualche risultato che è importante che voi sappiate abbiamo ottenuto, perché le TV non ne parlano per 2 ragioni. Una, saremmo troppo alti voi, avremo troppo consenso. Secondo, il meccanismo mediatico è folle, di tutto parla tranne che dei temi. Passano il tempo a parlarsi addosso, anche quando noi andiamo in TV capita che passiamo il tempo a parlare di problemi che a voi neanche interessano, passiamo il tempo a parlare di temi che neanche sono all'ordine del giorno di una qualsiasi famiglia italiana e dei problemi che vive. E allora che abbiamo fatto? Abbiamo preso degli imprenditori, persone normali che avevano delle piccole imprese. Le avete votate alle parlamentari, gente comune, fino a un anno fa, sono entrati nelle commissioni attività produttive
e hanno cominciato a pensare a quali erano i problemi loro, degli imprenditori, quando sono prima di entrare in Parlamento. Oggi abbiamo due grandi problemi. Io vengo da una città che si chiama Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. Lì c'era la Fiat di Pomigliano. La Fiat è un'azienda che ha preso per anni miliardi di finanziamenti pubblici sotto tutte le forme possibili e immaginabili, e quando le cose non sono andate più bene se n'è andata, lasciando decine di migliaia di persone a casa, migliaia di famiglie in cassa integrazione. E allora che cosa ci voleva? Ci voleva una legge, ma tre righe, che dicevano che se tu sei un'azienda che prende fondi pubblici in Italia per rinnovarsi i macchinari e te ne vai all'estero e te localizzi, restituisci i fondi pubblici che prendi. Bravo! E guardate che non sto parlando di una cosa futura, questa regola oggi è legge dello Stato grazie a due ragazzi che si chiamano Mattia Fantinati e Davide Crippa della Commissione Attività Produttive della Camera, che hanno scritto tre righe e hanno detto: tutte le aziende che prendono finanziamenti pubblici e delocalizzano in Romania, Turchia e tutti questi paesi qui, in Turchia, Brasile, devono restituire i fondi che hanno preso degli ultimi 5 anni, così col cavolo che le aziende dalla sera alla mattina scompaiono dall'Italia, lasciando a casa gli imprenditori o lasciando a casa anche gli operai, perché molto spesso sono proprietà estere che giocano con le aziende e fanno scomparire i macchinari dopo aver dato 2 o 3 giorni di ferie, pensando che sia un, facendo credere che siano dei premi ai manager e anche agli operai. E un'altra cosa semplicissima: abbiamo avuto decine, centinaia di suicidi nelle nostre regioni, in tutte le regioni d'Italia, suicidi di imprenditori che non riuscivano a pagare le tasse perché vantavano dei crediti verso la pubblica amministrazione, lo Stato, che non gli pagava. Era una morsa ed era chiarissimo: se lo Stato paga l'imprenditore, l'imprenditore paga le tasse; se lo Stato non paga l'imprenditore, l'imprenditore non riesce a pagare le tasse. Ma alla fine il discorso era che Equitalia gli stava alle calcagna prima ancora che loro mettessero in mora lo Stato. E allora che cosa abbiamo fatto? Mattia Fantinati, un imprenditore, scrive 3 righe di emendamento e dice: tutte le imprese che vantano crediti con la pubblica amministrazione, gli si sospendono le cartelle esattoriali di Equitalia finché lo Stato non liquida quei soldi. Bravo. E questa non è una promessa che mi vengo a fare stasera, è legge dello Stato, ma oggi, da qualche mese, grazie al Movimento 5 Stelle, non grazie ai bocconiani, grazie a quelli che dovevano essere gli scienziati della politica che li hanno causati i suicidi degli imprenditori. Ancora, noi siamo arrivati alla Camera dei Deputati da sprovveduti, ma una cosa la conoscevamo: i numeri, più e meno. Quando io sono stato eletto vicepresidente della Camera insieme a Riccardo Fracchiaro, che è segretario della Camera dei Deputati, siamo entrati in un organo che si chiama Ufficio di Presidenza, è il CDA della Camera, gestisce i soldi, nient'altro. Abbiamo visto i numeri e abbiamo scoperto che abbiamo speso dal 97 ad oggi come Camera 500 milioni di euro di fitti per 2 palazzi che valgono 5 milioni di euro. Li potevamo comprare il primo mese. Allora, arrivati lì, abbiamo detto: guardate, non vi possiamo denunciare alla Corte dei Conti perché qui c'è l'autodichia e ci sono tutte le immunità, però recediamo da questi contratti ora, se volete li comprate, se siete affezionati a questi palazzi, ve li comprate il primo mese con 5 milioni di euro, dopodiché smettete di pagare 32 milioni di euro all'anno di fitti. E ci dissero che non si poteva fare, che noi eravamo degli incompetenti perché non avevamo letto che il contratto era senza clausola di recesso. Mi ricordo come chiudemmo quella riunione, dicendo: non finisce qui, Riccardo Fracchiaro si studia tutta la questione e scrive 3 righe di emendamento in un decreto e dice: tutti gli organi costituzionali e le pubbliche amministrazioni dello Stato che hanno in essere contratti eccessivamente onerosi, visto il periodo di crisi, possono recedervi nel 2014 con un preavviso di 6 mesi. Questo emendamento oggi è legge dello Stato e non solo. Non solo faremo saltare tra poche settimane i
contratti di questo Scarpellini, questo tipo che teneva questi due palazzi, ma i contratti d'oro, i vitti d'oro dei palazzinari in Italia valgono 3-4 miliardi di euro e noi abbiamo intenzione di farli saltare uno a uno e vi spiego come, è molto semplice, tra pochi giorni i meetup di tutta Italia riceveranno dei moduli, un modulo che protocollerete al comune, alla regione, alla provincia in cui direte. In base alla norma Faccaro lei è tenuto a recedere dai contratti d'oro oppure rischia il danno erariale. Secondo, se dopo 30 giorni non vi rispondono avete un altro modulo che è un esposto alla Corte dei Conti per danno erariale e questi signori se la vedono con la giustizia e la Corte dei Conti recupererà i soldi dei vitti d'oro. Quello di cui vi sto parlando stasera sono dei risultati portati a casa da persone semplici, non da Superman della politica, non da gente che vi è venuta a dire ce la vediamo noi. Queste cose le abbiamo potute attuare perché dialoghiamo con gli imprenditori, dialoghiamo con le associazioni, dialoghiamo con i cittadini, con gli operai. Quando ci parlano del dialogo tra forze politiche noi non lo comprendiamo perché quando noi parliamo con i cittadini le cose sono chiare. Quando parli con loro non si è capito perché negli ultimi 20 anni non hanno fatto una fetente di norma come l'abbiamo fatta noi su Equitalia o sulle delocalizzazioni che avrebbero salvato la vita a centinaia di imprenditori in questo paese. E non capisci perché non lo vogliono fare, ovvero lo capisci e smetti di parlare con loro. Allora, tutto quello che vi ho raccontato oggi, non è che noi l'abbiamo ottenuto, questi risultati sono pochi di quelli che vi ho raccontato, potrei andare avanti per ore, ci sono decine di risultati di buonsenso che questo paese aspettava da 20 anni e servivano i marziani del Movimento 5 Stelle per approvarli. Il Sole 24 Ore, il giorno dopo che Mattia Fantinati ha fatto passare quei provvedimenti di cui vi ho parlato, in prima pagina, e il Sole 24 Ore non è il giornale del Movimento 5 Stelle, in prima pagina ha titolato l'uovo di Colombo, servivano i marziani del Movimento 5 Stelle per far passare provvedimenti di buonsenso per le imprese italiane, l'uovo di Colombo. Beh, noi siamo l'uovo di Colombo, non ci siamo inventati niente, niente, abbiamo semplicemente ascoltato quello che i cittadini dicevano da anni e poi ci siamo inventati il metodo per farlo passare. Noi siamo in Parlamento e rappresentiamo un terzo del Parlamento, gli altri due terzi sono la vecchia politica, chiamatela come vi pare, li potete chiamare destra, sinistra, li potete chiamare partito unico, io so solo che hanno sempre gli stessi metodi e assomigliano sempre tra di loro, si assomigliano tra di loro. Quando siamo arrivati alla Camera però abbiamo studiato il regolamento e abbiamo iniziato a capire quali falle c'erano per cercare di portare a casa dei risultati. E così questi risultati di cui vi ho parlato, voi credete che noi li abbiamo portati a casa col dialogo, che siamo andati da quella gente che negli ultimi 20 anni non l'aveva fatto e si sono illuminati e ce l'hanno approvato? No, noi abbiamo trovato il modo nel regolamento per tenervi una settimana tutte le notti in aula a parlare di quello che dicevamo noi. Bravo! E siccome alla fine, voi vedete l'età media del Movimento 5 Stelle, la prestanza fisica non ci manca, alla seconda notte, alla terza notte, esausti, venivano da noi e ci dicevano diteci che volete e vi mandiamo e ce ne andiamo a casa. Ed è così che abbiamo fatto passare questa notte. Noi in queste condizioni abbiamo dovuti minacciare, ve lo ricordate Alessandro Di Battista che disse preparate cotechino e lenticchie che vi fate il capodanno in aula, questo significava, gli facemmo saltare la norma sulle società di slot machine che avevano voluto PD e Nuovo Centrodestra, che penalizzavano i comuni che combattevano le slot machine, cioè io dovrei dare un premio ad un comune che elimina, che combatte la proliferazione dei centri di gioco d'azzardo, quelli li volevano punire. E riuscimmo a far saltare il Salva Roma, il famoso Salva Roma in cui c'era questa roba, grazie al fatto che noi avevamo davanti 1000 ore di discussione il 23 dicembre, quindi li avremmo tenuti lì sia a Natale che a Capodanno, che a Santo Stefano e tutti i giorni che c'erano, vigilia, e non c'era nessun problema perché noi non siamo andati lì per prenderci lo stipendio e fare 4 giorni a settimana come facevano loro. Da quando noi siamo alla Camera, la Camera in un anno ha lavorato 3 volte tanto la media degli ultimi 10 anni.
se volete passano questi provvedimenti, contrattiamo, ma solo così. E così è passato l'8 per mille all'edilizia scolastica, nella dichiarazione dei redditi potrete destinare finalmente soldi all'edilizia scolastica, e mentre tutti gli altri fanno annunci, noi questa roba ve ne veniamo a parlare solo quando l'abbiamo già fatta. E io questo solo mi permetto di dire stasera, poi chiudo. Qui, come in tutti gli altri comuni d'Italia, come in tante regioni, come alle europee, ci sono le elezioni, benissimo, i programmi saranno tutti uguali, non mettetevi in testa di fare una campagna elettorale su chi ha il programma più bello, loro hanno imparato a copiare benissimo in questi anni, hanno anche grafici più bravi che li fanno meglio dei nostri programmi, sono anche più accattivanti, non è questo il discorso. Il discorso è che io cittadino che mi approccio ad un'elezione comunale, europea, regionale, mi devo chiedere qual è la credibilità della forza politica che porta avanti quel programma, cioè sono di fronte ad una forza politica che fa quello che dice? Questa è la domanda che ci dobbiamo chiedere. Dobbiamo chiedere se la forza politica che sta promettendo di cambiare il mondo, perché tutti vogliono cambiare il mondo a 3 mesi dalle elezioni, se ha fatto quello che diceva in questi anni. Noi vi avevamo detto che rinunciavamo ai rimborsi elettorali e abbiamo rinunciato a 42 milioni di euro di rimborsi elettorali. Vi avevamo detto che ci dimezzavamo lo stipendio, l'abbiamo fatto, e sul fondo per le piccole e medie imprese in difficoltà, su cui finiscono l'altra metà del nostro stipendio, ci sono già 5 milioni di euro. 5 milioni di euro. Impariamo a leggere le elezioni. Perché è solo così che ci potremo salvare. Alle prossime europee tutti parleranno male dell'Europa, perché stanno guardando i sondaggi e il 60% degli italiani l'Europa non la può neanche più vedere e sentir nominare, per quanto è arrabbiata verso questo modello europeo. E allora tutti proveranno a sedurre i cittadini, a dire che l'Europa deve essere cambiata. Ma se Berlusconi passerà il tempo a parlare male dell'Europa quando lui l'ha firmato il Fiscal Compact, che credibilità ha una persona del genere, ammesso che si debba ancora discutere della credibilità di Berlusconi? E se il PD passerà il tempo a dire che dobbiamo riorganizzare il 3%, di fare il Fiscal Compact, e poi loro lo hanno votato il Fiscal Compact in aula ratificandolo, di che credibilità stiamo parlando? Non ci facciamo prendere in giro. Noi impariamo questo, il valore della credibilità. Io lo sto imparando e apprendendo ogni giorno che passa. Tutto quello che facciamo in Parlamento deve rispondere ad un valore, coerenza. Il programma prima delle elezioni, i fatti dopo le elezioni, e vai dai cittadini nelle piazze solo dopo che hai fatto i fatti. Ed è per questo che io oggi non parlo degli altri. Perché mentre tutti gli altri fanno proclami in questo paese, mentre tutti gli altri vanno in TV ad annunciare cose che faranno, io sono qui a dirvi cose che abbiamo fatto, ed è questa la differenza. Se io oggi fossi lì in quella piazza, se io fossi tra di voi a guardare un parlamentare che ho votato, io chiederei questo a un parlamentare: cosa hai fatto, non cosa vuoi fare, perché a parole sono tutti bravi. E tra l'altro, io non sono qui a parlarvi di Renzi e non ve ne voglio parlare, perché non credo che in questo momento io conosca qualcosa in più di quello che conoscete voi. E non voglio parlarvi di Alfano, non voglio parlarvi di Monti, ammesso che si sta ancora da qualche parte al Senato, e non voglio parlarvi di Berlusconi. Queste sono persone che rappresentano un sistema che sta cercando di riciclarsi con promesse goffe e con promesse improbabili. Io non credo che voi siate così deficienti da credere ad un uomo che vuole mettere 80 euro in più in busta paga il giorno dopo le elezioni europee, perché la prima busta paga di maggio arriva il 27, le elezioni sono il 25, e se noi vogliamo obbedire a queste logiche, allora obbediamo alla logica dell'IMU di Berlusconi, che l'abbiamo pagata 3 volte dopo. Bravo! Tre volte. E obbediamo alla logica del milione di posti di lavoro e alla logica con cui ci hanno sempre pregato. Andare oltre significa credere veramente nel fatto che nelle istituzioni debbano entrare cittadini,
Voi potreste essere qui in mezzo i prossimi candidati alle europee, i prossimi parlamentari europei, i prossimi consiglieri regionali, i prossimi consiglieri comunali e il prossimo sindaco di Firenze. Qui in mezzo c'è la vera ricchezza del popolo italiano. Andiamo alle elezioni con un po' di orgoglio, un po' di sano orgoglio italiano, e crediamo nel fatto che gli italiani sempre normali, in un paese anormale, fanno la rivoluzione. Grazie.